Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Ni no Kuni Crosswords, video importantissimo, poiché sarà il video fax dove risponderò a tutte le domande che mi ponete in live e che mettete sotto i commenti, le più importanti e ripetute nel tempo. Auto battle, NFT, cambio di personaggi, tutto quello che pool, tutto quello che è racchiuso e rimane nella macro concezione di un titolo che ha incuriosito tantissimi di voi, che ha attirato tantissimi giocatori da generi e titoli diversi e che per forza di cose in questo momento è super discusso e per altri aspetti super criticato, giustamente per alcune cose, ingiustamente secondo me per altre. Quindi partiamo con le fax, con la prima e più richiesta domanda di tutte, ovvero Zerga, come si leva l'auto battle? Molti criticano questo gioco per il fatto che è tutto automatico. Chi viene dagli MMO, chi viene da Ni no Kuni che l'ha mai giocato magari un MMO, chi viene dai gacha gamer, sono tutti giocatori che hanno esperienze diverse sia di combattimento sia di esperienza e non tutti hanno la comprensione di come funzioni un auto battle, di come funzioni un MMO e di quali siano le funzionalità da aspettarsi. L'auto battle non è obbligatorio, è molto importante e presente all'interno del titolo, ma non è assolutamente mandatory, cioè non è una cosa che se voi non l'avete non potete assolutamente disattivarla. Come funziona l'auto battle? L'auto battle vi permette, avvicinandovi a un gruppo di nemici, di schiacciare il pulsante, ora vabbè schiaccio il pulsante ma poi vi spiego bene i pulsanti, mettere in automatico e lui attaccare i nemici che si trovano a una certa distanza da quella impostata nelle battaglie. Ora datemi un attimo che devo cancellare dalla faccia della terra costoro in modo tale da non avere poi il problema di parlare con il sottofondo gente che mi mena. Ok, andiamo a vedere come si può levare questa impostazione. Andiamo su menu, andiamo su ingranaggio qua in basso, io mi levo così vedrete meglio le impostazioni, e su battaglia avete delle impostazioni. Innanzitutto la distanza della battaglia automatica, se voi cliccate comunque qua sulla lente vi spiega, è la distanza in cui lui comincia ad entrare in battaglia automatica. Io l'ho messa al minimo in modo tale che non è che incontra un mob a 30 metri e lui parte anche se inavvertitamente io lasci il gioco in auto battle. Quindi lo metto a 3. Rispondere al contrattacco: se venivamo attaccati da un mostro rispondiamo in autoattacco? No. Limitazione al movimento? No. Frequenza delle abilità in autoattacco? Dipende da voi, io l'ho messo a 70%, 70%, ma ognuno può metterlo un po' come vuole. Contattore con battaglia automatica? No. Posizione del joystick? Io qua ho messo libera, tanto non uso il joystick. Ma se voi mettete minimo no e no, non dovreste avere problemi alcuni di autobattle improvviso non pianificato. A meno che voi non clicchiate il pulsante per l'autobattle automatico, che in questo caso è il pulsante C. Pulsante C all'interno della sulla vostra tastiera, se giocate da computer su mobile, credo che sia semplicemente questa impostazione, questo doppio spade qua in basso, vi fa entrare in modalità automatica, semi-automatica oppure modalità manuale man mano che lo schiaccerete. Vedete, io ora sto schiacciando, non ho il mouse, sto schiacciando C, sono in semi-automatico, auto, semi e tolgo, ok? Vedete che non sto attaccando nessuno perché a 3 metri non ho nessuno. Come faccio allora a non entrare in modalità automatica e attaccare, visto che l'impostazione dei tasti non si possono cambiare? E poi parleremo chiaramente anche di questo perché è un altro nocciolo delle fax di oggi. Semplicemente per fare attacchi normali ci posizioniamo dai nemici, li possiamo selezionare e lockare, no? In questa maniera, e tenere premuto V. Lui attaccherà, oppure schiacciarlo ogni volta, ma tenendolo premuto farà attacchi normali. Di conseguenza poi con gli altri pulsanti delle abilità oppure cliccandole qua potremo fare le abilità, ma possiamo andarcene in un qualunque momento perché non sono in auto battle. Vedete? Non sono in auto battle. Schiaccio C e allora a questo punto cambia la questione, perché lui va in auto battle e si mette a menare tutte cose. Ok? Vedete, non sta neanche rispondendo agli attacchi, quindi non entrerà in auto battle in quel momento. C'è un altro problema con l'auto battle, ragazzi, che l'auto battle è strettamente connesso all'autorun. L'autorun c'è sempre stato in tutti gli MMORPG, in tutti gli MMO, World of Warcraft per primo, tasterino numerico in alto, la barretta che va a destra, nel mio caso era l'autorun, lo si usa quando si gioca tanto, lo si usa l'autorun, non è una cosa folle, non è da indignarsi secondo me, c'è sempre stato. Ma il punto è che in questo caso se voi cliccate sulla missione e lui va in autorun verso quella sezione,
Se la quest dice di combattere dei nemici, lui andrà in autorun a combattere i nemici. Ricordatevelo. Non riuscite a toglierlo, va da solo, è tutto che gioca da solo. Controllate che non abbiate tolto questa. Cioè, se lui va, se voi non la ricliccate, voi non avrete più il controllo del personaggio, andrà da solo. Quindi la dovete ricliccare anche per combattere. Importantissima questa cosa, perché molti fanno purtroppo questo errore. Ok, abbiamo risolto il primo argomento spinoso. Andiamo col secondo argomento, ovvero quello della cripto. Quello del fatto che molti si siano lamentati del fatto che oh, è un gioco con gli NFT, con una sua blockchain, che schifo, indignazione. Onestamente, vi dico la mia verità, che potrebbe essere comune a quella di alcuni di voi. Io non ci capisco nulla di criptovalute, di NFT e di Bitcoin, o non ho soldi da spenderci, non ho soldi da buttare, né da perdere né da guadagnare. Quindi la mia esperienza riguardo alla criptovaluta è pressoché nulla. Però effettivamente questo gioco ha una funzione che vi permette di, non so, non ho ancora capito bene se a livello di acquisti o di currency, penso di sì, di utilizzare la criptovaluta. Ma come funziona? Funziona andando su un negozio e scambio gettoni. In cambio scambio gettoni entrerete in questa schermata. Scambio NKT, scambio territe. Abbiamo delle territe in possesso, degli NKT posseduti, che io ripeto sono impostazioni che io non so fare con gli scambi NKA e cambio asterite. E abbiamo la possibilità di collegare gli MBX Wallet. MBX Wallet è un sito che vi porterà poi a una piattaforma che vi permetterà di collegare per fare le vostre cose cripto. Ora, per il 90% di voi queste cose sono assolutamente superflue. Per chi invece smanetta un po' in cripto e ha una bene o male idea di quello che, di cui sto parlando, invece questo potrebbe essere qualcosa di utile barra interessante. I gettoni possono essere scambiati tramite lo store dell'MBX Wallet e il tasso di scambio si resetta ogni giorno alle 8 e loro avevano assicurato di tenere comunque il cambio sempre sotto controllo in modo tale da non far partire delle, delle, non so se speculazioni o delle situazioni abbastanza rischiose barra problematiche. Se vi indigna il fatto che un videogioco abbia al suo interno del contenuto not fungible token o della cripto, ragazzi, non giocate a Nino Kuni, se volete, se è una questione morale, perché ci sarà sempre di più, probabilmente, questo elemento all'interno del gioco. Andiamo avanti con un'altra questione super spinosa, ovvero come posso linkare il mio account, il mio personaggio alla versione beta del client di Windows. La versione del client di Windows è beta, ma non perché ha meno funzionalità, cioè non è vero, non perché ha delle funzionalità che gli altri non possono, hanno e voi non avete. Tecnicamente, da quello che so io, a livello di contenuto di gioco non cambia nulla, cambia il fatto che tecnicamente non dovrebbe essere supportato per ora l'utilizzo del joypad. Molti si lamentano che non possono giocare col joypad su PC. Io, a parte Final Fantasy XIV, che molti lo usano, ma perché è uscito per console, non ho mai giocato un MMO col joypad. Penso che sia una cosa delirante. Però, giustamente, ognuno vuole la sua parte. Direi che questa è la sua unica differenza. Come fate a loggare da PC? Entrate nel vostro Nino Kuni da Apple, Android, pad, qualunque dispositivo che monti, oppure addirittura emulatore BlueStack. All'interno sceglierete il vostro server e dovrete fare il vostro personaggio. Linkate la vostra mail e fate la procedura di Netmarble linkando la vostra mail al vostro account. Una volta che avrete fatto il vostro personaggio, avendo fatto il login con la mail, chiudete tutto. Andate sul sito di Nino Kuni, di Netmarble, che trovate in descrizione. In alto c'è scritto, ora io ve lo posso anche far vedere al volo, in modo tale che voi possiate per l'appunto non perdervi e dalle mie descrizioni, ma appunto Netmarble, Nino Kuni, ve lo posso fare tranquillamente vedere a schermo. Andate sul sito. Una volta che sarete sul sito di ninokuni.netmarble.com avrete la possibilità di scaricare per la PC version, ma anche solo cliccando PC version avrete tutta l'istruzione in italiano su come fare a installarlo, il linkaggio e tutta l'assistenza possibile. Quindi a volte le domande insistenti riguardo una cosa
controllate prima, perché vi assicuro che in questo caso siamo di fronte a una spiegazione valida, non è una cosa che è stata buttata lì un po' oscura e non si capisce una fava, è abbastanza chiara in verità. Quindi la questione PC poi vi permetterà di logare col vostro PC, ovunque voi siate, i vostri personaggi all'interno del vostro account. Ricordatevi, è importante che il nome che darete al vostro personaggio sarà il nome che avranno tutti i personaggi nel vostro account. Non potrete diversificarlo. Altra cosa, Zerga, come cambio personaggio senza uscire dal gioco? No, vedete qua possiamo uscire dal gioco. Andiamo su rotellina di nuovo, impostazioni, account, seleziona personaggio. A questo punto avremo di nuovo la schermata del roster dei personaggi. Zerga, ma io posso giocare con altri personaggi o devo ricominciare tutto da capo? Avete delle condivisioni a livello di inventario sugli equipaggiamenti, ma la storia iniziale che dovete fare, i livelli, dovrete partire da capo. Io ho fatto uno spadaccino ieri in live per farvelo vedere ed effettivamente siamo ripartiti dall'inizio della storia. Ciao! Questo poi non vi spoilero, ma di conseguenza ogni personaggio che avete lo dovrete far ripartire. Consiglio di far livellare, se avete tempo e voglia, ogni personaggio a livello 20, non spendeteci risorse e poi scegliete quello che preferite per andare avanti nella vostra avventura. Questo poi ne parleremo in un altro momento quando faremo magari un video dedicato all'inventario, al poco spazio, critica che effettivamente poi appoggio, eccetera, riguardo appunto agli oggetti del nostro, della nostra avventura. Sono i personaggi, ultima cosa, sono gender locked. Un'altra critica che mi viene fatta spesso è: ma se io volessi fare il rogue, il fuorilegge femmina, perché non lo posso fare? Perché non si sono sbattuti, specialmente per chi viene dagli MMO? Io voglio poter creare il mio personaggio. Da una parte per una questione tecnica, secondo me anche di costi, ma è la minor parte, secondo me quella è una pulce che io da addetto ai lavori. La verità è che loro, facendo questa operazione di marketing, fanno, è un'operazione di marketing, fanno venire la voglia a chi magari è un fan Ghibli, è un fan di Ni no Kuni, di entrare solo per esempio per giocare lo Swordman, che è chiaramente alle fattezze di Owl e altri personaggi che ricordano i personaggi della saga. Secondo me non è né più né meno di tutto questo. Zerga, come posso cambiare i tasti dei miei pulsanti ora che gioco da PC? Non puoi cambiare i tasti tu che giochi da PC. Puoi fare un'altra cosa però, capire quali sono e impararli, come era un tempo. Certo, è una mancanza, sarebbe molto meglio poterli cambiare, però purtroppo non c'è la possibilità di customizzarli. Come fare a sapere quali sono i pulsanti? F1. E in F1 avrete la possibilità di vedere che i famigli, ad esempio, sono CTRL1, CTRL2, CTRL3, X, C, X per la mount, Enter per scrivere, Alt1, Alt2, Alt3 per cambiare arma, Q e R le core, Ability, L Shift per rollare, spazio per saltare, 1, 2, 3 le sub ability, le general ability. Più delle shortcut aggiuntive che sono, per dirvi, P per entrare nel profilo del personaggio, O per entrare nelle impostazioni di gioco, I per entrare nell'inventario, L per la questione delle quest, K per le abilità e il level up delle abilità e yada yada yada. Non mi sembra ci sia altro di quelle che ho, tra virgolette, scoperto barra imparato io da solo, ma sono più o meno quasi... Ah, M per la mappa, certo... sono bene o male abbastanza condivise un po' con tutto quello che è il mondo dei MMO. Se bene o male avete giocato, più o meno sono quelle. Altro argomento, la questione delle pull. Zerga, ma c'è il Pity? Zerga, cosa devo pullare? Zerga, andiamo nella questione Pity e andiamo nella questione pull. Allora, dovete andare in negozio, evoca. All'interno della sezione evoca avremo diverse sezioni. Io qua mi devo un attimo spostare perché almeno potete vedere il... Ecco, mi metto qua, così potete tranquillamente vedere il Pity. Ci avremo una sessione evento, una sessione equipaggiamenti, una sessione solo famiglie e una sessione abiti. Nella sezione evento abbiamo la durata, dura ancora 11 giorni. L'incremento della probabilità dell'evento, che può essere equipaggiamento o famiglio, in questo caso è un famiglio ed è l'ippocampus che ha una più probabilità di essere pullato. E in basso a sinistra abbiamo
la possibilità di saltare il video dell'evocazione e evocazioni fino alle 4 stelle garantite. Mi servono ancora 67 pull per avere un 4 stelle garantito. Avete un pity di 100. Ok? 100 pull garantito. Mentre per l'Hippocampus vi viene specificato 200. Questo è quello che ci viene dato dal gioco. È poco? È tanto? È giusto? Sceglietelo voi. Reputo personalmente che la microtransazione all'interno di questo gioco sia particolarmente presente e alcune volte troppo invasiva. Giudizio personale, ma questo non c'entra. Equipaggiamenti, stesso discorso. Avete la stessa questione. In questo caso l'equipaggiamento normale, come potete vedere abbiamo anche i rate, ma questo lo possiamo fare anche nell'evento, eh? Basta andare qua in alto a sinistra e vedere in che rate abbiamo i vari personaggi, quindi con la garantita che possibilità c'è che sia l'ippocampo, nella normale che possibilità ci sia di trovare questi personaggi. E all'interno delle altre avremo gli altri rate, qua in caso, nel mio caso sono gli archi, le armi, ma anche gli equipaggiamenti da mettersi addosso. Possiamo pullare con i diamanti o con le carte da evocazione, che cambiano colore in base che siano per i famigli, sono blu, o per gli equipaggiamenti, che sono rossi, o per gli abiti, che sono violacee, hanno questo colore qua, sono dei coupon. Poi abbiamo la sezione solo famigli e abbiamo la sezione poi abiti. La sezione abiti non ha un piti. Non ha un pity, cosmetic, va attaccate. Volete? Li comprate, non servono per il gioco. Ci sta, lo posso capire. Non sono, vedete, cumulabili gli eventi. Se ho l'evento dove pullo i famigli e ho il banner famigli, questi non combaciano con il pity. Il banner evento è una cosa, il banner famiglio è un'altra cosa. Sono cose diverse. Facciamo un esempio di come funziona il pull. Faccio una pull da 1, non posso fare una pull da 10, ma vi do la mia distinzione. La differenza tra una pull da 1 e una pull da 10, personalmente, non è specificata da nessuna parte. Non è che se pullate da 10 avete più possibilità di trovare un 4 stelle, mentre se pullate da 1 ne avete meno. Non cambia tecnicamente nulla, non c'è scritto da nessuna parte. Questo deve essere chiaro. Io qua ho fatto una pull, ho trovato il minimo indispensabile, quindi il famiglio più basso di tutti, quello da 2 stelle, e ho ottenuto un punto in realtà per un'invocazione con diamanti. E questo è importante, ottenete, questo può fare un po' incavolare, me ne rendo conto, però è importante che io ve lo spieghi, un punto lealtà, quindi quello per il PT, lo ottenete con i diamanti, mezzo punto con i coupon, quindi se usate i coupon è raddoppiata la questione, i coupon ve li danno in gioco. So, è un po' una vigliaccata, vedrete voi. Per quanto riguarda l'equipaggiamento, ragazzi, stessa cosa. Facciamo invece stavolta un'evocazione da 10. Facciamo anche il video, così vedete la differenza tra una normale e una da 10. La normale vi dà l'ovetto nel caso dell'evento, in quella da 10 ci daranno 10 scrigni. Oltretutto non ho droppato neanche un 4 stelle, perché lo scrigno è blu e non è rosso. Poi cambia di vedere qual è i vari colori, eccetera, eccetera. All'interno, vedete, abbiamo grigi, dorati e nel caso ce ne fosse stato un arcobaleno avremmo trovato un equipaggiamento super raro. Possiamo aprirli singolarmente oppure possiamo aprirli tutti. Trovato qualcosa di decente? No, assolutamente niente di decente. Mi serviva un arco di luce, ma niente. Per quanto riguarda gli abiti, invece, avremo l'opportunità di trovare o appunto gli abiti in quanto completi o i materiali per poi poterli creare autonomamente. Quindi questo è quello che c'era da sapere anche sulle pull. Come funziona la IA? In che senso? Quando voi slogate, arrivate a un certo livello, 30 se non sbaglio, o di reputazione con l'Arcane Expedition, non mi ricordo, avrete passa in modalità IA. In modalità IA, se voi vi parcheggiate in un luogo preciso di farming, e ce ne troverete all'interno del gioco, avrete 5 ore, in base ai vari AI, token che avete, eccetera, di farm mentre voi non siete attivi. Il personaggio automaticamente rimarrà loggato, l'app sarà chiusa, quindi non vi consumerà batteri dei vostri dispositivi né dal computer, e il personaggio combatterà automaticamente, c'è scritto comunque tutto, e farmerà.
tenete sempre conto che c'è bisogno di vedere quanto spazio avete nell'inventario, perché i drop comunque andranno a mettersi nell'inventario. Quante pozioni avete nel caso siate in un posto dove potreste morire. E vi consiglio personalmente di utilizzare le pozioni per il drop aumentato, che sono quelle verdi in questo caso e altre. È un po' uno scam perché senza quelle droppate poco? È vero, potrebbe non piacervi, però questa è come funziona quella modalità. Voi come posso giocare con i miei amici? Potete giocare con i vostri amici in più modalità. Uno è semplicemente aprendo la vostra, il vostro regno, quindi la vostra gilda, e oppure aggiungendovi alla gilda di qualche vostro amico. Avrete la possibilità di incontrarvi anche visitandola, non è necessario solo aggregarsi, ma di incontrare il suo regno, essere qua e avere socialità. Quindi incontrarvi non solo nel mondo, ma anche qua col luogo più racchiuso. Ma potete fare un team. Per fare un team, in alto a sinistra, sotto il vostro livello, fai gruppo. Potete cercare un gruppo, quindi persone che cercano gente con cui giocare assieme, o crearne uno. Potete fare con approvazione automatica a richiesta, scegliere voi, creare un gruppo e mandare le richieste di amicizia di recluta per un gruppo. Dare il nome al di party, vedere poi la questione del bonus di gruppo, il buff di gruppo, eccetera, eccetera. O aggiungere singolarmente tra vicini, amici, membri della gilda, o cercarli direttamente per parole chiave nel mondo. Si può giocare assieme, ma per chi non ha mai giocato in MMO ci sono delle cose che vanno rispettate, in modo tale, delle azioni, in modo tale da poter interagire. I team sono da 1, 2, 3, 4 persone, compresi voi, quindi 5. Tendenzialmente fate un team che sia abbastanza eterogeneo, tank, healer e doppio DPS, tendenzialmente si fa così, o buffer e pur DPS, dipende. Potete fare i dungeon, potete fare semplicemente esplorare, potete giocare assieme, potete fare un sacco di cose. Tanto alla fine l'XP, l'XP è un XP che non prendete dall'uccidere i mob, come avete capito, ma un XP che prendete dal completamento delle quest. Ecco, altro appunto, l'XP del mio livello, vedete qua in basso che c'è questa linea, questa è l'XP del vostro personaggio. Ma Zerga, salgo di livello pochissimo combattendo un qualunque tipo di mob, lo 0,1% ogni volta che tipo che ne ammazzate uno. Sì, diciamo che il farming non è fatto per essere livellante, ma è fatto il livello per salire laddove voi finiate le missioni e le quest. Il farming può permettervi di ottenere vari materiali da crafting, oggetti di missione o semplicemente per provare in IA a droppare e aumentare il livello mentre voi non siete attivi. Ma sconsiglio di mettersi lì a ammazzare 2 miliardi di boar, di cinghiali, come era la puntata di South Park. Altra domanda che mi ponete sempre, ma questa la metto così, bonus veloce. Zerga, posso entrare nella tua gilda? Posso richiederti l'amicizia? No, sono a tappo. La gilda sale di livello, aumenta gli spot liberi, siamo a tappo come potete vedere. E per quanto riguarda la mia questione social, purtroppo, come ando su social, vado su amici, faccio richiesta di amicizia, accetta. Non posso, perché sono pieno. Quindi le rifiuto non perché sono cattivo, ma perché purtroppo non posso fare altrimenti. Per chi mi chiede, Zerga, ma tu, il gatto, come lo ottengo? Come lo ottengo? Andate avanti nel gioco, semplicemente quello. Non le ho affrontate tutte. Me ne sono dimenticato un altro. Un'altra problematica, un altro elemento importante che molti mi hanno chiesto riguarda le abilità. Le abilità si acquisiscono in determinati modi, tra cui anche l'acquisto dell'abilità. Vi spiego. Queste sono le tre abilità core. Le avete tutti. Più l'abilità raffica, che è l'abilità burst. Quindi immaginatevi che queste sono tre elemental skill e questo è un elemental burst per chi gioca Genshin Impact. Comunque le varie abilità base e poi la sua burst. Potete livellarle, eccetera. Poi ci sono le abilità speciali, le attività, le altre che potete ottenere in game. Alcune le potete ottenere automaticamente, altre le ottenete facendo dei dungeon, altre le ottenete in altri modi. Per dirvi, abbiamo bisogno per sbloccare ad esempio freccia distorcente questo tomo. Dove lo trovo questo tomo io? Dove posso trovare questo tomo? Bisogna schiacciare fonte. E ci sono due fonti. Boss del mondo ardore, e non è facile da trovare, oppure negozio. Se noi ci spostiamo su negozio, vedete, ci sono i vari bundle iniziali. E nel negozio ci sarà la possibilità di cercare nel negozio, ad esempio, vedete, oro, diamanti, potenziamenti, missioni, eccetera. E potete provare di trovare, non so quale sia il pack, vi dico la verità, non ne ho idea, ma potete provare a trovare il tomo che vi serve per sbloccare per l'appunto l'abilità che vi serve. Non è una cosa che approvo,
ma non è un giudizio personale, non è un video di giudizio personale questo, è un video di spiegazione, ma è giusto che voi sappiate e apprendiate che c'è anche questa possibilità. E questo può accadere su tutti, andate su Fonte, questo ad esempio lo potete comprare da un mercato ambulante, dalla comunità in difesa del vostro terreno, dal terreno del caos, ma potete comunque andare a controllare dove potete acquistarli. Oh, questa qua, vedete, carica raffica, posso scambiarla cercando il tomo carica raffica, che è questo, costa 1000. Potrei assolutamente farlo. Oppure questo è il tomo assalta difesa. Io il tomo assalta difesa ce l'ho, ne ho bisogno? Così mi faccio un'idea. Ce ne ho bisogno, sì. Quindi in questo caso io cosa faccio? Vado in negozio, medaglie. Vado in negozio punti, no. Vado in sezione medaglie della dominazione. Mi permette questo moneta, mi permette dai boss, vedete, dai boss del mondo e dai boss del terreno, di andare a riscattare i tomi. Nel mio caso io vorrei un tomo per una passiva, che è questo qua, costa 1250, l'acquisto. Ho appena ottenuto questo tomo, che per me è estremamente importante adesso, posso sbloccare anche altre cose. Vado in abilità passive, vedete, ora posso sbloccare questa abilità. Abilità che aumenta i danni inflitti ai nemici con lo scudo. La riscuoto e ho sbloccato un'altra abilità passiva. Quindi alcune di queste abilità, ragazzi, si possono sbloccare in questo modo. Io ad esempio ora disequipaggio questo, metto questo, lo equipaggio, lo metto qua e ora ho cambiato. Controllate sempre il tomo di appartenenza, dove potete trovare e come potete ottenerlo. Ah, l'ultimo! Scusatemi, c'è il più grande problema, me lo sono tenuto per ultimo. Zerga è più bello Genshin. Ragazzi, questo gioco non c'entra nulla con Genshin. Poi farò un video anche a parte. Ora qua, praticamente questo video qua ha dentro 80 video insieme. Genshin non è un MMO. Chiunque dica che Genshin è un massive multiplayer online game, RPG game, secondo me non ha mai giocato a un vero MMO. Non puoi vedere la gente in game, puoi fare dei gruppetti a 4 mini stanziati, ma il multiplayer è pressoché quasi inesistente. Questo ha già più una fattenza di MMO con Ingacha Element all'interno, ma non ha nulla a che vedere con Genshin. Terga, la grafica di Genshin è più bella. Ok, sono cose diverse, non paragonate Genshin Impact a Ni no Kuni Cross Worlds, non paragonate Genshin Impact a altri giochi. Genshin Impact è un open world. Si possono fare dei paragoni su titoli che se la possono giocare sulle dinamiche con lui. Possiamo fare un paragone, se proprio vogliamo farlo, con Tower of Defense, per dirvi, su molti aspetti. Tower of Fantasy, scusa, non Tower of Defense, lo dico, sbaglio sempre. Potremmo vedere un domani su altri titoli, ma di certo non con Ni no Kuni Cross Worlds. Per favore, fate questa distinzione. Ogni volta che voi dite che Genshin Impact è più bello o fate un paragone con Genshin Impact, una Ningguang muore. Ve lo dico, sentitevi in colpo, perché sono cose profondamente differenti. Quindi, il gacha, l'elemento gacha c'è, è presente, ma non è vero che... Allora, perché non lo paragoniamo con Dislight? Anche quello è un gacha. C'ha qualcosa a che vedere con Dislight? Non mi sembra. Ragioniamo, ragazzi. Criticare è nel nostro diritto, specialmente la critica per migliorare, ma criticare tanto per dare fiato alla bocca... Vi prego. Penso di aver detto tutto. Quindi io, signori, vi ringrazio tanto per la vostra cortese attenzione. Vi invito a iscrivervi se non avete ancora fatto, a lasciarmi un like, a seguirmi anche su tutti i miei altri social. Sono live tutti i giorni alle 21. E stasera saremo live con Arcantos. Faremo una bella live su anime e manga, quindi vi aspetto alle 21 su Twitch. Ma prima andremo live comunque un'oretta e mezza. E inoltre vi dico sempre, quando vado live su Instagram e sulla Tab Community, con il link a Twitch, dove basta che clicchiate ed entrate automaticamente. Quindi dateci assolutamente un occhio. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata. United State of Zerga. Ciao belli. Ma alcuno veramente. Ok. Questo non doveva accadere. Questo non doveva succedere. Ok.